Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza mensile. Questa è la stagione 4. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting. In questa puntata andrò a ragionare brevemente della storia del segmento del business computing. Il link alla bloggata lo trovate nella descrizione del file di YouTube, al solito come sempre. Discuterò brevemente dei modelli di architetture di computing che hanno fatto la storia, generando vistosi salti tecnologici rispetto a modelli precedenti. Per lungo tempo i computer erano hardware costosissimo, gelosamente custodito come segreto militare, strumenti complessi, disponibili solo per la difesa di un paese, misteri, enti nazionali di ricerca, università. Gradualmente la capacità di calcolo ha però ridotto il suo posto, seguendo la legge di Moore, ed è andata diffondendosi anche nel settore del business e le grandi aziende, per poi permeare sia le medie quanto le piccole aziende e gli artigiani. Oggi i computer possono essere classificati in personal computer, questo è nato nel 1981 nell'elaboratore elettronico destinato ad un uso monoutente, può essere in versione diciamo nella forma di tower oppure desktop oppure anche volutosi nella forma di portatile. Abbiamo le workstation che sono elaboratori destinati sempre ad un singolo utente e hardware utilizzato per complessi calcoli tecnici, grafici e multimediali. Mini computer sono elaboratori destinati ad essere usati da 2 a 10 utenti. Hardware capaci di soddisfare le esigenze di un dipartimento o di un ufficio di solito sono organizzati con una struttura client server in una rete a stella oppure ad anello. I mainframe sono elaboratori destinati a centinaia di utenti. L'hardware gestisce grandi basi dati con transazioni ed operazioni ripetitive che non necessitano di una continua interazione con gli utenti, ma sono annessi all'accesso e gestione di enormi basi dati. Possono essere terminali oppure per lo più computer organizzati in una gerarchia client-server con una rete spesso a stella. Supercomputer, mentre i mainframe sono destinati ad operazioni ripetitive a bassa complessità con tantissimi utenti, i supercomputer sono impiegati in applicazioni molto complesse dove è necessaria tanta potenza di calcolo, ad esempio calcoli astrofisici, astronautici, meteorologici o climatologici, aeronautico strutturali e quant'altro. All'interno di ogni segmento di mercato troviamo hardware di fascia bassa, entry level, oppure di fascia alta, high end. Nella pratica, a causa della legge di Moore, si è manifestato il trend per cui i personal computer di fascia alta hanno cannibalizzato il segmento dei mini computer, proponendo soluzioni con un miglior rapporto qualità-prezzo. Allo stesso modo, una rete di mini computer high-end risulta avere un miglior rapporto qualità-prezzo in riferimento a mainframe entry-level. Soluzioni mainframe high-level risultano più competitive con soluzioni qualità prezzo rispetto a proposte hardware commerciali di supercomputer entry level. I primi computer erano tutti riconducibili in qualche modo a un'architettura terminale server. Con il tempo il terminale ha acquisito sempre crescente capacità di calcolo in locale, sganciandosi dalla necessità di accedere alle risorse di calcolo presso il server, finendo il terminale per diventare nel 1981 un computer autonomo, totalmente capace di elaborare dati, parole, suoni, numeri, grafici, immagini, filmati e gestire periferiche in locale. Quindi, il più importante fu sicuramente nel 1943 l'ENIAC, il primo computer al mondo, dopo ovviamente la bomba, che però era un dispositivo cripto-elettromeccanico britannico costruito da Turing. ENIAC praticamente era il primo computer programmabile per vari scopi, pesava 30 tonnellate ed occupava un volume di 180 metri quadrati.
composto da 18.000 valvole termoioniche, aveva 500.000 contatti e 1.500 relè, assorbiva potenza per 200 kW. Nel 1952 fu inventato l'IBM System 700, un mainframe della IBM al servizio del Ministero della Difesa, aveva istruzioni a 18 bit, accumulatori con registri a 38 bit in vari formati. Il server era programmabile in Fortran oppure in Assembler. Nel 1957 l'Olivetti Elea 9003 fu il primo supercomputer italiano, composto da transistor, con 160.000 nuclei di ferrite, non disponeva di un sistema operativo, ma poteva essere programmato in linguaggio macchina. Aveva il pregio di avere un design più ergonomico senza i grandi armadi dei soliti mainframe. Nel 1958 si ricorda il Sage System, che è un supercomputer, è un sistema di computers che sono rimasti attivi ed interconnessi sino al 1966. Gestivano radar, comunicazioni, tracciavano rotte e calcolavano intercettazioni per elaborare in modo innovativo, in una singola unica immagine, tutta la difesa aerea del Nord America, diretta dal comando del NORAD. Nel 1966 si ricorda la Perottina, è stato il primo desktop computer elettromeccanico, disponibile a basso prezzo al grande pubblico, offrendo in uno spazio ridotto varie capacità di calcolo per gli scopi contabili, pesava 36 kg e consumava 0,35 kW. Si ricorda nel 1966 l'Apollo Guidance Computer. Il sistema di guida dell'Apollo fu il primo computer prodotto per il programma spaziale Apollo, che fu installato a bordo dell'astronave, ovviamente Apollo. Il dispositivo con 2 MHz di clock forniva un'interfaccia digitale al quarzo, elaborava dati su un bus a 16 bit, di cui 15 bit erano dati ad uno di parità. Disponeva di una memoria a corda, permettendo di ridurre le dimensioni dello spazio. Quindi le ROM avevano uno spazio di 36.864 parole e la RAM di 2.048 parole. Il dispositivo assorbiva 55 watt, pesava 32 kg, le sue dimensioni erano 61x32x17 cm. Nel 1970 l'IBM System 370, server dotato di 16 MB di memoria, poteva processare molti sistemi operativi diversi, CPM, DOS, USWS1, USWS2, era espandibile e gestiva indirizzamente a 32 bit con una CPU di tipo CISC dotato di una FPU a 64 bit. Nel 1976 il Cray Supercomputer, il supercomputer diciamo per come noi oggi lo immaginiamo, un sistema a 64 bit da 135 megaflop, ma con alcune accortezze poteva raggiungere i 250 megaflops, pesava 5.5 tonnellate e consumava 115 kW. Il CPU aveva un'architettura vettoriale con una pipeline per le istruzioni, processava il sistema operativo proprietario COS, oltre che a Unix, CAL e Fortran. Nel 1977 si ricorda il Commodore PET. La peculiarità di tale computer all-in-one, dotato di una orrenda tastiera, uno proprio in unità centrale con periferiche e monitor, tutto veramente da fuso in un'unica struttura piuttosto scarsa, fu però diciamo la genesi, quindi dalla motherboard del PET si ebbe a sviluppare il VIC-20 e il Commodore 64 per il segmento home computing. Quindi dal 1977 il Commodore PET, per spin-off ebbero a nascere il Commodore VIC-20 e il Commodore C64, che poi si evolvero, ebbero ad evolvere diciamo nelle varie altre forme come il 128 e poi diciamo in altri computer per il segmento home computing. Quindi è importante il Commodore PET nel 1977, perché diciamo da lui ebbe a generarsi lo spin-off per l'home computing. Nel 1981 ovviamente si ricorda l'IBM Personal PC, computer desktop, così per come noi oggi lo conosciamo. Monitor a fosfori verdi, unità centrale dotate di due dischi da 5 1/4, tastiera, era dotato di un Intel 8088 da 4,7 MHz,
con 256 KB di RAM ed una 5 slot ISA. Da questo modello poi sono nati tutti i cloni degli altri computer per sviluppare l'idea del personal PC con un calcolo distribuito offerto all'utenza commerciale da utilizzarsi localmente appunto con software e applicativi standardizzati senza dipendere da un mainframe centrale. 1981 a Silicon Graphics Workstation era una serie di postazioni di lavoro workstation sviluppate in pacchetti hardware e software chiusi per offrire all'utenza una capacità di calcolo da usarsi in applicativi CAD, CAM e 3D. Dal 1997 l'azienda è andata in declino per il fatto che i microcomputer Apple e Windows erano capaci di far girare ottimi programmi software che permettevano di risolvere gli stessi problemi spendendo molto meno. 1982 l'Olivetti M20 fu il primo personal computer sviluppato dall'Olivetti. Risultava incompatibile con il PC IBM a causa del diverso sistema operativo e per il microprocessore che era uno Zilog Z8001 a 4 MHz. Aveva una RAM da 512K, una ROM di 8KB e un disco rigido. Nel 1983 si ricorda l'Olivetti M24. Differenze del PC IBM che adottava il processore 8088, l'Olivetti M24 aveva l'8086 con una velocità tra gli 8 e i 10 MHz con boostati a 16 bit. Prodotto a partire dal 1983, il computer costava circa 6 milioni di lire, equivalente circa 6.600 euro di oggi. Aveva il DOS come sistema operativo e molti periferici Olivetti erano incompatibili per gli altri cloni PC IBM. Gli hardware M24 non furono venduti a cataste alle Poste Italiane e alla pubblica amministrazione italiana ed ebbe una discreta accoglienza anche presso le aziende private. Nel 1986 si ricorda anche l'Amstrad PC 1512, il computer era composto da 3 unità, tastiera 85 tasti, unità centrale, un monitor, 512K di RAM, microprocessore AMD 8086 ad 8 MHz, doppio floppy disk da 5 pollici e un quarto, monitor monocromatico a fosfori verdi, scheda grafica CGA, 3 slot di espansione 8 bit, interfaccia parallela e due seriali SR232C con un connettore QD9. Grazie ad un'ottima progettazione della macchina e alla qualità dei suoi componenti ad un prezzo aggressivo, il PC compatibile Amstrad PC 1512 britannico ebbe un buon successo di mercato in Europa, svettando al vertice delle vendite. Nel 1987, a mio avviso, si ricorda anche l'Olivetti M19, più che altro per un'occasione mancata per presidiare il settore home computing. La macchina nel 1986 costava 8 milioni di lire, IVA inclusa, quando un Fiat 131 Mirafiori CL a fine serie ne costava 4 milioni e 7, quindi vedete un po' voi. Però se il piccolo M19 fosse stato proposto prima e con un prezzo più basso, invece dei modelli Prodest che nel 1987 proponevano agli appassionati delle soluzioni hardware del 1984, probabilmente la Olivetti avrebbe impedito che Commodore, Atari, Apple e Amstrad saccheggiassero a mani basse il segmento home computing del mercato italiano. Purtroppo si ricorda che la Olivetti ha sempre avuto poca lungimiranza, scarso interesse per lo stesso business informatico, dato che l'azienda investiva appena il 5% del proprio fatturato in ricerca e sviluppo applicata, quando tutto il settore informatico nel mondo investiva almeno il 15% del proprio fatturato. Nel 2006 si ricorda l'Intel Core Duo, più che un computer, un microprocessore Intel che introdusse appunto il calcolo parallelo anche per il settore home office, small office. Questo rappresentò a mio avviso una grossa svolta, dato che il calcolo parallelo, che prima era esclusiva prerogativa dei supercomputer Cray, quelli del 1976 in avanti,
iniziò ad essere fruibile anche sulla scrivania di ogni casa e piccolo ufficio, con sostanziali modifiche dei sistemi operativi. Un saluto, ciao, alla prossima!